Se stai cercando una destinazione esotica, ricca di paesaggi mozzafiato e attività emozionanti, allora Tenerife è sicuramente la scelta giusta per te. Questa splendida isola delle Canarie offre una vasta gamma di esperienze, dalla scoperta di città storiche, alle escursioni nella natura incontaminata e alle avventure acquatiche lungo la costa. In questo video, ti guideremo alla scoperta dei tesori nascosti di Tenerife, attraverso immagini mozzafiato e informazioni dettagliate su cosa vedere e fare sull'isola. Non perdere l'occasione di scoprire cosa Tenerife ha da offrire, e seguici in questo viaggio alla scoperta delle meraviglie dell'isola. Parco Nazionale del Teide. Il Parco Nazionale è un must-see assoluto a Tenerife. Il vulcano Teide, che è il punto più alto della Spagna, domina la regione e offre viste spettacolari. Il vulcano è stato dichiarato Parco Nazionale nel 1954 e nel 2007 è stato riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Il Parco Nazionale del Teide è caratterizzato da una straordinaria bellezza naturale e ospita una vasta gamma di flora e fauna. Due. La città di Santa Cruz de Tenerife. La capitale dell'isola è una città vivace e moderna che vale la pena visitare. Qui troverai molti luoghi interessanti da vedere, tra cui il Museo di Arte Contemporanea, il Parco García Sanabria e il Mercato di Santa Cruz, un ottimo posto per scoprire i sapori locali e acquistare prodotti freschi e souvenir. 3. Spiagge. Tenerife ha tantissime spiagge meravigliose. Le più famose e suggestive sono Playa de las Teresitas, situata nella zona nord di Tenerife, questa spiaggia è famosa per la sua sabbia bianca importata dal Sahara. Qui troverai anche una grande varietà di ristoranti e bar. Playa del Duque, questa spiaggia si trova nella zona di Costa Adeje ed è una delle più belle di Tenerife. La sabbia dorata, l'acqua cristallina e le bellissime palme rendono questo posto un paradiso tropicale. Playa de las Vistas, situata nella zona di Los Cristianos, questa spiaggia di sabbia dorata è una delle più frequentate dell'isola. Qui puoi goderti il sole, fare sport acquatici o gustare un drink in uno dei tanti bar sulla spiaggia. Playa Jardín, situata nella zona nord di Tenerife, questa spiaggia è famosa per i suoi giardini tropicali e la sua sabbia nera vulcanica. Qui puoi anche fare surf e windsurf grazie alle onde. Playa de la Tejita. Questa spiaggia di sabbia dorata si trova vicino all'aeroporto di Tenerife Sud ed è famosa per la sua bellezza naturale e la tranquillità. Qui puoi anche fare nudismo in alcune zone. Playa de la Arena. Situata nella zona di Puerto de Santiago, questa spiaggia di sabbia nera vulcanica è famosa per le sue acque cristalline e la sua bellezza naturale. Quattro. Loro Parque. Questo parco di animali situato nella città di Puerto de la Cruz è uno dei più grandi e popolari della Spagna. Qui puoi ammirare gli animali più esotici del mondo, come orsi polari, pinguini e delfini. Cinque. Osservazione delle balene e dei delfini. Tenerife è uno dei pochi luoghi al mondo in cui puoi osservare le balene e i delfini in habitat naturale. Ci sono molte escursioni disponibili per questo tipo di attività. Sei. Città storiche.
Tenerife ha molte città storiche bellissime, come la Laguna, la Orotava e Puerto de la Cruz, dove puoi ammirare l'architettura coloniale e barocca. Masca. Questo pittoresco villaggio semi-isolato dal mondo circostante è situato nel nord-ovest di Tenerife ed è noto per le sue case in stile tradizionale e la splendida vista sulle montagne. Parco acquatico Siam Park. Questo parco acquatico è uno dei migliori in Europa ed è famoso per i suoi scivoli, piscine a onde e attrazioni adrenaliniche. Los Cristianos è una località turistica situata sulla costa sud di Tenerife ed è una delle destinazioni più popolari dell'isola. Qui puoi trovare una grande varietà di hotel, ristoranti e bar, nonché una grande spiaggia con sabbia dorata. Inoltre, è una base ideale per esplorare il sud di Tenerife e visitare altre località turistiche come Playa de las Americas e Costa Deje. Inoltre, Los Cristianos è ben collegata ad altre parti dell'isola grazie alla vicinanza dell'aeroporto di Tenerife Sud. Garachico. Situata sulla costa nord-ovest di Tenerife, Garachico è una città incantevole con una pittoresca piazza principale, un porto storico e molte case colorate. Inoltre, ricorda che Tenerife è una meta popolare per gli appassionati di sport, offrendo una vasta gamma di attività per i visitatori. Alcuni degli sport più popolari a Tenerife sono il surf, il golf, l'escursionismo, il ciclismo, il tennis e gli sport acquatici come moto d'acqua, kayak e windsurf. Devi anche sapere che se desideri un viaggio all'insegna del mare, del divertimento e dello sport, ti conviene alloggiare nella zona sud di Tenerife, con un clima più mite, strutture attrezzate e vita notturna movimentata come ad esempio a Los Cristianos. Al contrario, se preferisci visitare ed ammirare le città storiche, la parte nord-orientale dovrebbe essere perfetta per te. Infine, ecco alcuni consigli utili per la tua visita a Tenerife. 1. Noleggia un'auto. Se vuoi esplorare l'isola in autonomia, il noleggio di un'auto è l'opzione migliore. Tuttavia, ricorda che la guida a Tenerife può essere impegnativa a causa delle strade tortuose e della montagna. 2. Assapora la cucina locale. Tenerife offre una vasta gamma di piatti tipici locali, tra cui il famoso mollo, una salsa a base di aglio e peperoncino. Assicurati di provare i piatti locali durante la tua visita. 3. Rispetta l'ambiente. Tenerife è una destinazione turistica molto popolare, e quindi è importante rispettare l'ambiente e non lasciare rifiuti in spiaggia o nei parchi naturali. 4. Impara alcune parole in spagnolo. Anche se l'inglese è parlato comunemente a Tenerife, imparare alcune parole in spagnolo può essere utile durante la tua visita.
Speriamo che questi consigli ti siano utili per la tua visita a Tenerife, e ti auguriamo un soggiorno indimenticabile sull'isola. Per ora, il nostro viaggio termina qui. Seguiteci nei prossimi video per scoprire tante altre località suggestive ed emozionanti. E se non lo avete già fatto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Grazie!